Tu sei il giornalista più premiato della RAI, questo lo so. E anche quello più querelato. Questa era la domanda, anche quello più querelato. Ma da qui nasce però un tema che ti sta particolarmente a cuore. Tu hai dichiarato che sei tanto affezionato a Mamma RAI, è un progetto che devi portare avanti e completare. Mamma RAI è un po' avara, anche come... voglio dire, investimento economico, ma ha una forza a livello legale, è un'azienda forte che può tutelare i suoi giornalisti. La tua preoccupazione è quella dei giornalisti freelance, delle testate più piccoline, che non hanno questo scudo protettivo e che sono più esposte quindi alle minacce, alle conseguenze di quello che ci stai raccontando. Questo è un argomento che ti sta molto a cuore. Ma sì, intanto io ho accumulato negli anni 188 parere, da richieste di risarcimento danni, mediazioni, insomma, una richiesta di risarcimento da oltre 125 milioni di euro. Quindi sono a posto per tutte le generazioni. Il problema non è finché sono in vita, perché fino adesso devo dire che oltre la metà si sono concluse con l'archiviazione, quindi non ho mai subito una condanna. Questo significa che abbiamo lavorato bene, ma non solo io, ma anche i colleghi, perché io dipendo da quando sono conduttore anche per conto dei colleghi, quindi sono aumentati. Ma il tema è che la mia preoccupazione è soprattutto per i giovani colleghi che lavorano nelle realtà locali, perché spesso per 6 euro, 10 euro mi viene chiesto di fare un pezzo, gli si chiede anche di mantenere la schiena dritta nel momento in cui devono toccare i poteri locali, il sindaco, l'imprenditore più importante, il collegamento con la magari criminalità organizzata, basta una denuncia di poche decine di migliaia di euro per fermarli. Ecco, quando invece sarebbe fondamentale tutelarli di più, perché proprio nell'ottica di cui dicevo prima, cioè che noi ci troviamo di fronte a un corpo malato che è talmente abituato a convivere con la malattia da considerarla la patologia, bene, quel corpo malato va fermato con degli anticorpi, va curato con degli anticorpi, e gli anticorpi periferici, che sono proprio i giornalisti locali, sono fondamentali, vanno potenziati, perché devono intercettare il male prima che divori il corpo. E in questo basterebbe approvare una legge che da anni in un cassetto, ma nessuno la tratta, che è la legge contro le querele bavaglio, le liti temerarie, che prevede che uno lasci chi denuncia sul tavolo della giustizia, metta un terzo di quello che chiede, e che se poi si rivelerà una querela temeraria, cioè che era completamente insussistente, quel terzo rimane nella disponibilità della giustizia. Ecco, questo in maniera automatica, perché la legge anche adesso lo prevede, ma non applica nessuno, deve esserci in maniera automatica. E allora, conoscendo la generosità dei nostri politici, dei nostri imprenditori, io sono convinto che ci sarebbero zero querele, zero richieste di risarcimento danni.